Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenota la Dare Bellato Medical Group. Buonasera, ben ritrovati dal TG Plus News di Treviso. Apriamo con la cronaca. La sezione antidroga della squadra mobile di Padova ha eseguito 6 ordinanze di misure cautelari emesse dal GIP nei confronti di altrettante persone accusate di traffico e spaccio di cocaina ed eroina. L'operazione è avvenuta oggi con la collaborazione anche delle squadre mobili di Treviso, Modena e Lodi. Si tratta di un gruppo di spacciatori di livello intermedio che gestiva la consegna e la distribuzione di cocaina ed eroina, di cui sono stati sequestrati oltre 42 kg, che pressoché settimanalmente venivano fatti giungere dall'estero mediante corrieri. In carcere sono finiti 3 cittadini nigeriani di Padova, Polesella, in provincia di Rovigo, e anche di Treviso, assieme a uno spagnolo di 49 anni. Il divieto di dimora in Veneto è stato invece disposto per una 24enne nigeriana di Casale sul Sile e per una 54enne spagnola. Ancora cronaca, tra il 2017 e il 2019, in occasione di 3 distinte edizioni di una gara internazionale di ginnastica artistica organizzata annualmente dal Comune di Jesolo, un'associazione sportiva femminile di Villorba, la Gymnasium, avrebbe ottenuto indebitamente contributi pubblici per oltre 75.000 euro. Per questo motivo, la rappresentante legale dell'associazione sportiva è stata segnalata alla Procura della Repubblica di Treviso per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche. A portare alla luce la vicenda è stata un'indagine delle Fiamme Gialle del nostro comando provinciale. Il nostro articolo di approfondimento su notizieplus.it, potete leggerlo ovviamente cliccando sul link in descrizione di questa news. E andiamo all'ambiente, bidoni dei rifiuti lasciati per giorni lungo vie e marciapiede, anche se già svuotati. Da oggi a Ponzano Veneto si cambia. Il comune amministrato dal sindaco Antonello Baseggio prende infatti esempio da quanto fatto lo scorso anno a Treviso. Chi non ritira il proprio bidone per la raccolta differenziata entro le 24 ore dal passaggio della stessa raccolta verrà dunque multato. Da qualche giorno, infatti, in vigore nel comune di Ponzano questa nuova ordinanza per prevenire le cosiddette situazioni di degrado e di incuria in ambito igienico-sanitario del territorio comunale. Sono previste multe fino a 500 euro. Forte di 2 edizioni che hanno fatto il pieno di pubblico, torna a Treviso Gea, Gioia, Gioiosa e Tamorosa, Treviso Contemporary Theatre Festival. La rassegna di teatro contemporaneo è in programma dal prossimo 8 al 22 luglio 2023, come sempre in varie location del centro storico. 2 settimane tra spettacoli al Teatro Mario del Monaco, laboratorio e processi creativi di scrittura, performance e critica, aperti al pubblico di tutte le età, anche un premio di drammaturgia contemporanea, diversi incontri con gli artisti e le artiste ospiti e performance itineranti che trasformeranno, come sempre, Treviso in un palcoscenico diffuso e, ripetiamo, aperto a tutti. Ma io vi invito ad andare a leggere anche qui il nostro articolo di approfondimento con la presentazione, in primis, e anche il calendario completo della terza edizione del Treviso Contemporary Theatre Festival, di cui va in scena appunto dall'8 al 22 luglio la nuova edizione 2023. Con questa news chiudiamo il nostro notiziario, ma io vi ricordo come sempre che per ricevere ogni giorno gratis, dritti nel vostro smartphone, tutti i nostri notiziari locali, le nostre interviste esclusive, i nostri speciali a tema e i nostri articoli di approfondimento, oppure soltanto i contenuti che decidete voi, non dovete fare altro che scaricarvi l'app TG Plus.